punto d'impatto tra due mondi sconosciuti si chiama relazione. Cambiano la storia dell'uomo, ma esistono quelle in grado di cambiare la storia del mondo. Un cuore pompa sangue incessantemente, ma è la diramazione delle vene a portarlo in tutto il corpo. Se Gesù stesso ha desiderato una relazione con l'uomo, come possiamo pensare di poter vivere da soli? Fili che si intersecano e creano legami solidi, costruiscono ponti in grado di unire universi paralleli, espandendosi e crescendo senza limiti. Incontri, connessioni, link, rapporti. Una rete di strade che ci fanno arrivare dall'altra parte. Il simbolo perfetto della relazione verticale tra Dio e l'uomo e orizzontale tra uno e l'altro. La croce ha cambiato la nostra storia. È tempo di unirci per cambiare la storia del mondo. Link, l'anno delle relazioni che cambieranno la storia. Stasera parleremo di fede, parleremo dell'urgenza di Dio. Come stavo dicendo all'inizio, io e Vale stavamo dicendo che era già un appuntamento in programma, questo col Pastor Oslen, nel nostro West Encounter, e quello che abbiamo anticipato è che continueranno queste dirette, anche se non possiamo. Ecco, abbiamo il Pastor Oslen online. Ok, eccola qui. Ciao Pastor. Eccomi, mi sembra di avervi appena visti. È vero, i déjà vu sono questi qua. Ormai la mia vita, io la chiamo la vita in diretta. La vita in diretta. Abbiamo creato una TV a tutti gli effetti con Instagram. Il problema è che adesso tutto il mondo l'ha creata, e quindi oggi, per esempio, in contemporanea, mentre sono qua, sono in Norvegia, però ho registrato prima per poter esserci. Ok, grazie del tuo tempo, Pastor. È un onore averti con noi, è un privilegio. Dicevo prima ai ragazzi, presentando la serata, che non c'è persona è migliore di te per me, per noi, che ci possa parlare sulla fede, ci possa parlare anche dell'urgenza di Dio, che è il tema di questa sera, un po' per quella caratteristica tua che hai di approcciare alla fede con semplicità, senza che ne venga meno la profondità, appunto. E niente, a questo punto è tutta tua la parola. Ok, ciao a Wales Milano, non solo Wales Italia, perché io sono nell'account di Milano, ma so che qua ci siete tutti. Intanto ciao, bello vedervi, penso che questo sia un appuntamento super bello, anche perché si trattano degli argomenti un po' diversi, ma super interessanti. Però oggi, anche se si tratta anche di tanta fede, eccetera, comunque oggi, in un momento così super difficile, questo tema è bellissimo, l'urgenza di Dio. E io amo questa cosa, perché sapete, chi mi conosce più da vicino sa che io vivo nell'urgenza. E quindi questi poveri ragazzi che mi seguono, che sono anche nel mio team, sono sempre pieni di roba, perché io ho questa urgenza. Quindi se c'è una persona che sente l'urgenza di Dio, anche prima del coronavirus, sono io. Io sempre penso che noi abbiamo poco tempo, cioè ho sempre vissuto come se fosse in ritardo, anche non essendo. Infatti tante persone mi prendevano in giro, è una frase che esiste, non l'hanno fatto per me, però dicevano: Past, sei così avanti che quando guardi indietro vedi il futuro. Perché io veramente corro. E amo gente che corre, perché penso così. Abbiamo una vita, forse uno se ne accorge che ha una vita quando ha, non lo so, 50, 60 anni, che dice: oddio, adesso basta, cioè non ho un'altra vita. Ieri parlavo con i nostri pastori di Napoli, e ad un tratto dicevano: sai, anche John Bevere ha detto che in realtà la maggior parte delle chiese in America o in Inghilterra hanno tutti millennials, cioè hanno i pastori di 20, di 30 anni. Uno dice: basta, ormai è finita, no? Perché ovviamente c'è un motivo, perché là le chiese ormai sono tante morte, allora risvegliano un gruppetto e portano avanti uno della loro età, eccetera. Però
Questo mi faceva pensare, dico, vedi, io oggi ho 50 anni, anche se sono conservata, non si vede, però credo e dico, oddio, quanto può durare? Vabbè, se uno non è preso dal coronavirus, però quanto può durare la vita di una persona e cosa stiamo facendo? Quindi oggi vi voglio mettere un po' di ansia, perché molte persone vi vogliono togliere l'ansia, io invece ve la voglio mettere. Quindi Ci piace. se sei già ansiotico, hai 2 minuti per lanciare questa diretta, perché se non sei ansiotico, voglio che lo diventi. È Ci piace, basta. un'ansia buona, è un'ansia buona perché Gesù davvero sta tornando. Allora, la verità è che già dai tempi della Bibbia, Paolo, Pietro e gli apostoli erano convinti che Gesù ma tornava tipo dietro l'angolo. Ovviamente loro non avevano ancora, come noi, in mano tutta la parola di Dio per studiare anche, sapevano dei profeti, insomma, gli uomini di una certa età potevano anche frequentare assolutamente il tempio, e c'era qualcuno che avrebbe letto le scritture per loro, quindi qualcosina che ha detto i profeti, così è come uno che va in chiesa solo la domenica, non legge la Bibbia, non fa la scuola biblica, qualcosina la pigli sempre, però non hai un'idea generale. Quindi ovviamente tutti, sapendo quello che aveva detto Gesù, che aveva detto che tornava comunque, non conoscendo poi tutti l'insieme, nel Salmo 119 dice la somma della tua parola è la verità, non conoscendo tutto l'insieme, loro hanno detto ragazzi basta, cioè adesso arriva lo Spirito Santo e tra un po' niente, tra un po' arriva, no? Quindi non si aveva comprensione bene delle profezie, tanto è vero che per chi conosce il libro di Daniele sa bene che Daniele, una delle profezie di Daniele nell'ultimo capitolo, no? Che l'angelo gli dice guarda, queste profezie sono per la fine dei tempi e alla fine dei tempi la conoscenza aumenterà. Che vuol dire che sapremo, cioè avremmo saputo noi, saprebbero che avrebbero avuto un'idea generale delle profezie. Quindi noi troviamo ovviamente nella Bibbia molti passaggi dicendo dai, hurry up, no? Andate veloce, e dicendo guarda che insomma abbiamo poco tempo. Perché? Perché si contava che dalla Pentecoste, cioè la fine dei tempi inizia dalla Pentecoste, non so se sapete, ma da quel giorno che lo Spirito Santo viene sulla terra, da lì inizia un contagio. E quindi loro immaginavano, chissà, è domani, non è domani, eccetera. Ho già fatto delle predicazioni su questo, del perché crediamo che proprio in questo momento sia un momento X, anche se abbiamo, ripeto per chi non c'era, abbiamo avuto già varie pesti, varie carestie e dei momenti dove la gente pensava il mondo sta finendo. È ovvio che guardando le profezie, prima che questa è la prima volta che c'è una pandemia mondiale, perché prima non c'erano anche aerei, cose, insomma, non c'era modo di muoversi così. Secondo, noi siamo la pandemia del secolo dove il fico è fiorito, perché il 14 maggio del 1948 il fico fiorisce. E in Matteo 24, in tutto il passaggio, quando Gesù parlerà appunto anche delle pesti, della carestia, e dirà anche che durante tutto questo c'è anche un'enorme predicazione del Vangelo, lui un pochino più avanti, in Matteo 24, dirà: ecco, guardate il fico, quando il fico fiorirà. Quindi sappiamo che stava parlando di quella generazione. Il fico fiorisce nel 1948, il fico è il simbolo di Israele. Quindi facciamo i calcoli. Se uno fosse nato nel 1948, quanti anni avrebbe? Iniziamo qua con gli awareness, per vedere se sapete Quasi fare. avrebbe, no, 82 avrebbe. Ok, quanto può durare una persona del 1948? Proprio si è longeva, proprio diciamo, è durata Una un 70, sacco. 49. Potrebbe durare, facciamo che 82. potrebbe durare 100, facciamo Facciamo 100, sì, se dai. fosse 100, quanto abbiamo da 82? Se verrebbe 72, a 100 sono 28 anni. Ok, quindi diciamo che questo, se vogliamo esagerare, anche se ricordiamoci che per loro le generazioni non erano di 100 anni nella loro testa, no? Però immaginiamo, facciamo un calcolo di quanto può, cioè quanti anni possono avere queste persone, sono 95, quindi più o meno diciamo gli anni che ci rimangono sono quelli, fate quattro calcoli e alleluia. Detto questo, voglio leggere alcuni passaggi con voi.
di quello che dicevano gli stessi apostoli, parlando di questo fatidico tempo che per loro era dietro l'angolo, anche se non è stato dietro l'angolo per mancanza di conoscenza di, appunto, di tutte le profezie in generale. E voglio incominciare leggendo con un passaggio che proprio mi piace molto, che è uno di quelli che mi metti quell'ansia buona, che è in Prima Corinzi, a capitolo 7, il verso 29. Quindi Prima Corinzi, capitolo 7. Allora, non prendo impegni, sì, infatti, meglio non prenderli. Dice così, Prima Corinzi 7:29. Oh, aspetta che c'ho la Bibbia in portoghese perché ho predicato in portoghese, la cambio un attimo. Cambiamo lingua un secondo. Bellissimo, andiamo in italiano. Perché va, guarda, io ho le Bibbie in tutte le lingue per poter predicare in tutte le lingue. Comunque. And the past. Pronti per il risveglio? Ok, siamo in italiano. Verso 29, dice così. Ma questo dichiaro, fratelli, che il tempo è ormai abbreviato. Da ora in poi, quindi da quel momento, stiamo parlando dell'Apostolo Paolo, quindi era già venuta la Pentecoste, eccetera, lui era un pochino dopo. Da ora in poi, anche quelli che hanno moglie siano come se non avessero. Quelli che piangono come se non piangessero. Quelli che si rallegrano come se non si rallegrassero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano di questo mondo come se non ne usassero, perché la figura di questo mondo passa. Allora, poi lui dice, vorrei che fosse senza preoccupazione, parlerà appunto di, addirittura di neanche pensare al matrimonio, ma questo è un'altra cosa. Allora, voglio intanto incominciare da questo, perché lui incomincia già dicendo, allora, il tempo è abbreviato, quindi lui dice, perché se tu guardi, tutto il capitolo 7 sta parlando di prendere moglie o non prendere moglie, no? La vedova piuttosto stare solo con il Signore, eccetera. Quindi tutto questo capitolo, bene o male, parla del matrimonio, vedi che dopo lui dice, vorrei che fosse senza preoccupazione, chi non è sposato si dà pensiero delle cose del Signore, bla bla bla. Quindi lui, tutto questo capitolo inizierà a parlare di questo. E qua lui apre una parentesi, dice, va bene, facciamo anche che tu non sei come l'Apostolo Paolo, come il Pastore Rosle o chiunque altro, dice, perché sai che la gente c'ha il panico, no? Vieni da me, dice, pastore, ti prego, paura di essere come te, cioè in questo senso, perché capisco che non è per la mia fede, perché dicono, vorrei avere fede, no, ma ho paura che poi Dio mi... E io gli dico, guarda, stai tranquillo, perché se tu hai già paura, vuol dire che non sei chiamato, perché i comandamenti di Dio non sono gravosi. Certo. Quando Dio ti chiede a fare una cosa, anche a vivere solo per Lui, ma tu sei come me, felice come una Pasqua. Anzi, se proprio pensi il contrario, ti viene la depressione, come magari a uno che si vuole sposare gli viene la depressione al contrario. Quindi state tranquilli, perché Dio è Dio. E non preoccupatevi, ci pensa lui. Però lui ha detto, indipendentemente, in poche parole, della tua situazione, se non sei sposato, se lo sei, dice, anche se sei, dice, da ora in poi, anche quelli che hanno moglie siano come se non l'avessero, che non vuol dire che dimentichi tua moglie a casa e dici me l'ha detto l'Apostolo Paolo, uno dice ma sei mio marito dovresti provare, no, me l'ha detto l'Apostolo Paolo, come se non avesse, quindi vado da solo, faccio tutto quello che fa un single, non è quello che sta dicendo, apro una parentesi perché non si sa mai che la gente interviene, lui sta dicendo, cioè non ti devi più preoccupare solo di quelle cose, cioè no, anche se tu hai di fianco una persona, adesso quello che importa è il regno di Dio, non è solo andiamo a fare le vacanze, piuttosto siamo insieme, la famiglia felice, peace and love, che va bene, non sto dicendo che non vada bene, ma non devi essere, la tua preoccupazione non è solo in quella di fare la famiglia perfetta, anche se è importante se hai una famiglia curarla, accudirla e tutto quanto. Però il tuo cuore deve essere un cuore pro regno. Quindi anche se hai 20 figli, sei pro regno. Anche se hai un marito e una moglie, sei pro regno. Quello che Paolo sta dicendo è finito il tempo di essere me, te, me, amore, noi due, tutta la vita, nessun altro come noi. Ecco, è finito il tempo del only you, che anche se ci sarà di sicuro sesso, andate tranquilli che non è stato tolto, amore, tutto quello che vuoi. E sta dicendo, anche se tu hai una moglie,
comportati, no? Ovviamente all'epoca non si correva insieme, all'epoca non c'era che il marito correva con la moglie, in genere c'era quello che predicava e viveva per il Signore e quello che invece faceva diversamente. Stai dicendo comunque sia, andiamo, cioè non stare lì a pensare che questo è l'unico obiettivo della tua vita, perché anche se sei sposato o se tu non sei, è uguale adesso, il tuo cuore deve essere pienamente per il Signore, sia che sei maritata, avrebbero detto al sud, sia che non lo sei maritata, sia che non lo sei, devi essere pienamente per le cose di Dio. Poi dice, quelli che piangono come se non piangessero, cioè uno dice, vabbè, ma che roba dura. In poche parole stai dicendo, ragazzi, non c'è più tempo di piangere. Basta, sai che uno dice no, perché adesso c'è questa cosa nella mia vita, poi devo decidere questo problema, poi devo fare la cura d'anima e poi ci sono le ferite del passato. E sta dicendo, guarda, vai avanti, non c'è tempo per rimanere lì fermo a piangere, perché tu sai che se ci fosse una guerra in questo momento, facciamo che c'è una persona completamente che sta male, depressa, non so, ha perso qualcuno che ama, non gli piace la vita, c'è una guerra e ti dicono, guarda, stiamo fuggendo, c'è il Kalashnikov qua dietro. Tu pensi che saresti dicendo, no, scusate, devo piangere un attimo. No, tu ti alzeresti con le lacrime e diresti che se ne frega, qua io devo scappare perché c'è uno fuori che mi vuole mangiare. E magari ti ingoieresti tutte le lacrime e saresti andato nel punto dove dovevi andare senza mollare, correndo e correndo. Esattamente, è quello che lui dice. Ma non dice solo di quelli che piangono, dice anche quelli che si rallegrano, come se non si rallegrassero, perché è la stessa cosa cambiando dall'altra parte. Siamo qua e c'è una festa. Che bello, dai, un bel bicchiere di vino, dai, santè! Se fuori c'è una guerra, tu pensi che siamo qua tutti tranquilli a rallegrarci? O invece cercheremo, c'è un terremoto, dicono, non so, c'è un'alluvione, anche se c'è la tua torta tutta bella davanti sopra il tavolo, penso che non sarai lì a dire no, scusa, alluvione, fermatevi, io mi devo rallegrare. Quello che lui sta dicendo è che sta mettendo fretta, si dice fuoco nel sedere, e dice quelli che comprano come se non possedessero. In poche parole, tu sai che quando compri una cosa, una casa nuova, la casa in montagna, il mare, quello che vuoi, che cosa fai? Vuoi godere quella cosa, no? Dici, ah sì, però cosa fai il fine settimana? Vado lì e mi pianto un po' di roba, mi faccio l'orto, no, mi prendo il mio tempo. Ecco, lui sta dicendo, ragazzi, in questo tempo c'è tempo per l'orto. Questo tempo devi volare, devi correre, anche se tu possiedi. È come se, cioè, sta dicendo l'importanza che dai a queste cose in tempi normali, in questo tempo non le dai più. Quindi in tempi normali tu dai del tempo al tuo momento di piangere, in tempi normali tu hai del tempo per rallegrarti. Per esempio, adesso c'è il coronavirus, io sono andata a celebrare il funerale della nostra Silvana. Siamo in un tempo diverso, in altri tempi il funerale sarebbe stato in chiesa. Anche se non fosse stato in chiesa, insomma, ci sarebbe venuta le persone. Più o meno avrebbe così, avremmo preso un paio d'ore. Proprio andando bene bene, un'ora e mezzo tra che arriva la gente. Ecco, è durato tra il nostro arrivo, la preghiera che ho fatto, quelle mascherine, i fili che guardavano dalla finestra, il tempo che potevamo rimanere lì dentro, 15 minuti. Perché? Perché sono altri tempi. Se fosse un tempo normale, tranquillo, dove non c'era il coronavirus dietro la porta, quel funerale sarebbe stato un funerale dove avremmo fatto un filmino sulla Silvana, chi era, abbiamo fatto le foto del tour, abbiamo parlato di lei, i figli, gli amici, però non erano tempi normali. Non essendo tempi normali, e noi non potevamo, dovevamo essere veloci perché erano altri tempi. E qua è la stessa cosa che sta dicendo la Bibbia. E quindi dirà, anche se tu compri e usi di questo mondo, non vuol dire che non stai usando, perché stai usando, c'ho la mia casa, c'ho Siamo le qui. mie cose, però il tuo cuore non è più quello di dire,
Michallo, qua no, oggi sono siciliana perché c'ho Gianni davanti. Michallo qua nelle cose, ci sono certe parole siciliane che sono bellissime, tipo questa, sciallare, Michallo, godo, no? Quindi mi diverto qua in questa cosa perché sta dicendo: no, non è tempo per questo, è un tempo diverso. E quindi lui incomincia già dicendo: guarda, sia che tu sia sposato, sia che non sia. Dovete vivere come se questo non fosse l'unico scopo della vostra vita. Uno, sia che tu pianga, sia che tu rida, questo non devi prendere quel tempo come se tutto andasse bene, perché non c'è tempo, perché tu passi tutta la tua vita a piangere su quello che ti ha fatto tuo padre e tua madre. Cioè, hanno fatto, sì, ti fa male, sì, però tu corri e mentre stai correndo, il Dio meraviglioso della Bibbia aggiusterà il tuo cuore, anche perché nel momento giusto, con o senza psicologo, noi sappiamo che Dio, quando devi tirare fuori qualcosa, la tira, sia che tu sei preparato o meno, e nel momento giusto, e noi sappiamo che quando la tira fuori lui è il momento perfetto per trattarla. La stessa cosa servirà per il rallegrarsi. Non devi rallegrarti normalmente, non è il tempo. Per esempio, io sono stata in alcuni paesi, molti anni fa sono stata in Jugoslavia, quando c'era ancora la guerra, insomma, un pezzo di guerra, eravamo verso la fine, però io all'epoca ero cattolica, quindi andavo a messa. Non si poteva andare a messa perché il regime non permetteva, potevano andare solo gli anziani e gli stranieri. Quindi io, ovviamente, ero straniera, potevo andare. Noi entravamo a messa con uno della polizia, con il suo mitra, che ti guardava, chiedeva il passaporto, piuttosto guardava l'età, perché una persona normale, di età normale, non poteva. E che cosa succedeva? Ti guardava e tu entravi, è vero che entravi e vedevi la tua messa, i tempi, eccetera. Però eri lì come per dire, appena finito te ne devi andare, non è perché è un tempo di guerra, quindi non puoi essere lì rilassato dicendo ah, che bello, è come dire oggi mi faccio il mio gospel, chi se ne frega dell'altro. Penso che se lì fuori c'è la guerra, se noi sappiamo che c'è un tempo, non lo so, ci sono i bombardamenti, che aspettiamo solo la sirena, tu comunque sei sull'attento, no? Quindi ti rallegri, magari farai la tua tortina di compleanno, però sei sull'attento. Farai il tuo pianto, però sei sull'attento. Hai tua moglie, tuo marito, però sei sull'attento. Perché? Perché i tempi là fuori sono diversi. Ed è quello che il Paolo sta dicendo. Sta dicendo, da adesso in poi, quindi verso il ritorno di Gesù, non è più tempo per darsi alle cose. Ovviamente lui stava aspettando anche che fosse dietro l'angolo. Adesso leggo con voi un altro passaggio dell'Apostolo Pietro, invece, in Prima Pietro capitolo 4. Anche qua Pietro inizia a dare dei consigli verso la fine, diciamo, no? E quindi lui inizierà a dire alcune cose molto interessanti sulla fine delle cose, com'è che uno si dovrebbe comportare, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, io incomincerò dal verso 7, dove lui dice, Prima Pietro 4, 7, la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati. Lui dà una lista di cose che dobbiamo fare pensando se la fine davvero fosse vicina. Come noi crediamo che forse saremo proprio noi? Pensa che l'altro giorno diceva così la Patty, io ho detto che roba interessante. Ho sentito anche un pastore mio amico che è uno che studia molto l'Apocalisse e ha detto: io sono convinto che noi siamo la generazione del rapimento. Io ho detto: può darsi. Pensa se lo fossimo davvero. Che roba incredibile, eh? Wow. Che roba pazzesca, che noi sappiamo che siamo lì, che siamo per andare con la mascherina, non lo so, al supermercato e poi Wow. Tra l'altro, non era mai sarebbe successo che facessero film anche su questo tema, non so, anche solo 50 anni fa, li hanno fatti recentemente anche film su questo tema. sì, è perché proprio in questo secolo, conoscendo più la Bibbia, come dice Daniele 12, che alla fine avremo più conoscenza, da lì nascono anche le tante visioni del rapimento, perché nel secolo scorso praticamente quasi tutti i padri della Chiesa erano convinti che
Niente, sarebbe stato perché si leggeva, si sudava poco l'Antico Testamento pensando che l'Antico Testamento era una cosa più per gli ebrei. E solo, insomma, dopo che la Chiesa ha avuto una visione molto chiara che è quello che c'è nell'Antico Testamento e si completa soprattutto nella visione delle profezie con il Nuovo, facendo anche dei paragoni, no? Anche delle figure. Quindi, non dandosi troppo allo studio, non mettendo insieme le cose, dicevano, vabbè, arriverà e sarà così. Quando hanno incominciato a studiare le cose, soprattutto il libro di Daniele, e quando Dio dice a Daniele, guarda, l'ultima settimana che parla della fine dei tempi riguarda solo il tuo popolo e la tua santa città, allora tutti gli studiosi hanno messo, insomma, mano di nuovo nelle profezie e proprio in questo secolo hanno detto, ops. Però se è solo per Israele e per la sua santa città che è Gerusalemme, forse la Chiesa viene chiamata prima. E quindi da lì nascono i vari film, perché non c'era prima, non c'erano prima neanche i libri, fai che non c'erano i film in generale, però non Certo. c'erano anche i libri, non c'erano anche i dipinti. Questa è una cosa che studiando ultimamente hanno detto. Ah! E quindi si è creata anche, sapete che c'è l'idea di può essere rapito prima, chi crede prima, nei 7 anni, credi che proprio appena incominci l'ultima settimana di Daniele, l'ultimo tempo, guarda, quindi sta dicendo nel 1840, decisamente 9.000, non so che cosa volevano dire. Comunque, è ovvio che inizia una visione di prima. Durante e dopo, però non è quello che interessa. Quello che interessa è che in qualche modo Dio sarà con noi e ci prenderà. Amen. Allora, magari saremo questa generazione, magari non sarà esattamente questa, poi qua ognuno avrà le sue visioni, eccetera. La cosa interessante invece è che il consiglio di Pietro è per la fine di tutte le cose, perché lui dice la fine di tutte le cose vicine. Quindi lui si sta proiettando verso una fine imminente. E se l'Apostolo Pietro fosse oggi qua e noi chiedessimo a Pietro: ma tu come fai? Cosa pensi di fare? Com'è? Pietro avrebbe detto così: Pietro avrebbe detto così: guarda, la fine di tutte le cose vicine, vi do alcuni consigli che quindi lo prendiamo tutti insieme. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Allora, il contrario di sobrio, che cos'è? Eccessivo. Sì, Eccessivo, disequilibrato. squilibrato, ubriaco, no? Se tu sei ubriaco. Quando una persona è ubriaca, cioè non è sobria, per esempio, Ok. lei cosa fa? Alterato. Dice delle cose che non devi dire, perde le staffe. No, questa è una delle versioni. Non distingue il Quindi vero dal non falso. distingue il vero dal falso. Quindi la prima cosa che lo dice è moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Ovviamente la parola sobrio può vedere anche un'idea chiara di chi tu sei, quindi moderata, non squilibrata. E la prima cosa che dobbiamo essere verso la fine dei tempi è questa. Calma, perché poi ci sono già appunto quelli che dicono basta, Gesù sta tornando, non facciamo più niente. Cioè, ci sono delle persone che stanno già comprando dei terreni. Oggi mi diceva, non so, Serena, che c'era qualcuno che ha visto non so dove, che della gente che già dice devo congelare il mio seme perché poi c'è la fine del mondo, come nei film, no? Quindi qua arriverà anche quelli che sarà l'esagerazione su tutte le cose. E quindi dirà la fine di tutte le cose, siate dunque moderati e sobri. E lui dice il perché bisogna essere moderati e sobri? Per dedicarsi alla preghiera. Quindi, prima di qualsiasi cosa, è ovvio che se tu non sei moderato, sarai così preso con le cose di Dio, sarà così. Invece, moderato e sobrio per dedicarvi alla preghiera. Se c'è una cosa importante in questi momenti, nei momenti dell'urgenza di Dio, nel momento dove Lui sta per tornare,
è poter pregare, poter avere una vita pienamente di preghiera, una vita piena di lui. Se tu non hai ancora una vita di preghiera, incomincia ad avere subito, incomincia subito ad avere il tuo tempo con Dio. Proprio adesso, tra l'altro, che abbiamo questa possibilità di essere un po' più a casa. Se non avevi una vita con la Bibbia, con la preghiera, ecco, questo è il momento dove dici: devo migliorare adesso per sempre, devo cambiare adesso per sempre, da adesso io avrò un tempo con Dio, da adesso io avrò il mio rapporto con Dio e non cambierà mai, e mai più io dovrò essere un'altalena che oggi c'è e poi non c'è. Quindi l'altra cosa che lui dice poi è: soprattutto, quindi al di sopra di ogni cosa, abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una grande quantità di peccati. Quindi sta dicendo, verso i tempi finali, una cosa che dovete avere, oltre ad essere sobri per poter pregare, è in assoluto pensare all'altro. Cioè l'amore dà, l'amore non pensa solo a se stessi. Quindi sta dicendo quest'altra cosa. Guarda, l'altro consiglio che vi voglio dare è questo: abbiate amore gli uni agli altri, perché l'amore copre una grande quantità di peccati. Vuol dire, proprio adesso dobbiamo fare di tutto per andare d'accordo con le persone, dobbiamo fare di tutto per non avere rancore nei nostri cuori, dobbiamo fare di tutto per essere uno per l'altro. Perché? Perché nei momenti difficili uno deve essere per l'altro. Immaginiamo se davvero le cose vanno come stanno dicendo, non so, il PIL meno 10 punti. Questo vuol dire tante persone a casa, tante persone che saranno, insomma, licenziate, che avranno meno ore di lavoro, che saranno in cassa integrazione. Bisogna vedere se poi il governo riuscirà ad avere i soldi per pagare tutti quelli che sono in cassa integrazione, perché saranno tantissimi. Quindi può darsi che la roba della cassa integrazione che ti diceva, vabbè, perdo solo il 20%, non ci sia più. Quindi se noi non, in questo momento non abbiamo amore uno per l'altro, noi ci dimenticheremo che questo forse sarà il momento dove dovremo vivere come la Chiesa. La prima chiesa cristiana, cioè chi ha un po' di più darà a chi ha un po' di meno. Io oggi parlavo con Clarissa e dicevo: guarda, dovremmo abituarci che ogni domenica, quando noi siamo andati durante la settimana a fare la spesa, qualcuno compra un biscotto in più, un coso in più, e mettiamo un carrello per dire: chi non ce l'ha, passi, prendi e la porta a casa. Io che ho qualcosa in più, prendo e te lo lascio qui. Quindi questa cosa di pensare agli altri in questo tempo è molto importante, molto 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 importante. L'altra cosa che lui dirà è: siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare. Perché? Perché anche nei momenti difficili può darsi che uno avrà bisogno del tuo lettino in quella camera che tu hai vuota, e che è ovvio che tu dici: vabbè, preferisco la mia indipendenza. Infatti, vedete che mi fa morire, perché dice senza mormorare, perché già mi immagino, no, la gente che dice: no, però vabbè, va bene tutto, va bene aiutare, va bene tutto, però insomma, io di avere gente a casa. No, non vi immaginate già delle persone dicendo una cosa così. Io già Il mi centro-nord immagino. specialmente. Soprattutto nel centro-nord, sì. Io già mi immagino, va bene tutto. E lui sta dicendo: oh, guarda, visto che siamo alla fine vicina, avete bisogno di alcuni componenti in questo momento, momento di emergenza. Nel momento di emergenza avete bisogno di pregare, di essere sobri, quindi non entrare nel panico di: ah, vado, finirà, di nemmeno far finta di niente, di dire: ok, è un momento importante sulla terra, è un momento dove ci saranno. Non devi dire: ah, io canto perché non so che non ci saranno problemi. No, ci saranno problemi anche se so che Dio è con me. Questo è sobrietà, non è dire: capiterà a tutti tranne che a me. No, una persona sobria è una persona che mette in conto che può capitare anche a lei, però Dio sarà con me anche quando camminassi nella valle dell'ombra della morte. Quindi lui ci dirà, ci darà alcuni consigli. Uno è questo: sobri, tranquilli, equilibrati per dedicarvi alla preghiera, amando gli altri, quindi non pensando a se stessi, essendo disposti anche ad essere ospitali verso gli altri. Poi nel verso 10 lui dice: come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno secondo il dono che ha ricevuto lo metta al servizio degli altri. Quindi sta dicendo: questo è il periodo in assoluto dove, se tu hai un dono, mettilo a disposizione. Il dono ha a che fare con qualcosa di spirituale, anche magari con un dono motivazionale. In queste settimane studieremo
sia la prossima settimana, la settimana dello Spirito Santo, la tra i doni motivazionali. Quindi metti a disposizione tutto quello che hai come un buon amministratore. Dio mi ha dato questo e io devo sapere amministrare la grazia di Dio. Perché dice la grazia di Dio? Perché tu non hai questo, perché hai fatto chissà cosa. Hai questo perché Dio ti ha dato la grazia di avere questo dono, di avere anche dei doni che vengono, di una motivazione che viene dal cielo, eccetera. E dice, metti in questo tempo tutto quello che ha a servizio degli altri. Quindi questo è il tempo di offrirsi, di dire, guarda, io so fare questo, contate su di me, io posso aiutare, non lo so, a portare gli alimenti, adesso avremo bisogno di tanta altra gente perché sono tante famiglie. Proprio oggi con Clarissa ne parlavamo che dovremmo creare un esercito di altra gente che vada a portare gli alimenti perché le cose crescono. Quindi tutto quello che ho, il mio tempo, tutto a disposizione di tutti, cioè non è un tempo di essere egoisti. E poi dice, se uno parla, mi piace molto questo, se uno parla, stiamo parlando sempre degli ultimi tempi perché lui dice la fine di tutte le cose è vicina, se uno parla lo faccia come si annunciano gli oracoli di Dio. Cioè, se uno parla, non è che devi parlare a vanvera, devi parlare per conto di Dio. Stai dicendo, faccia come se tu stessi annunciando gli oracoli di Dio. A noi è come dire, sai quando c'è una profezia che dice, il Signore dice. Quindi stai dicendo, quando tu apri la bocca come una persona che sta annunciando quello che Dio dice. Come se la tua bocca, come se tu fossi un araldo. Come se tu fossi un aralto, cioè che quello che io dico sto dicendo per conto di Dio. Quindi sta dicendo, guarda, appena parli, non parlare più a vanvera, ma parla come un uomo di Dio, una donna di Dio. Se tu vedi una persona davanti a te, non è più la chiacchiera. Ah sì, no, sì, sono credente, vado in chiesa. No, è una chiacchiera seria. Credo fosse la Fabi che mi aveva detto tempo fa, ha detto, ah sì, sto parlando di Gesù, credo fosse ad Assisi, ha detto, no, ma non dell'amore di Dio, no? Uno ormai va giù pesante, va giù sulla fine dei tempi, allora dovete convertirvi, le cose stanno così. Anche un'altra ragazza, Harriet, che è una ragazza che si sta trattando di un tumore, sì, infatti lo dice, sì. Questa ragazza dice, sai, io ero all'ospedale, abbiamo incominciato a parlare, le ha detto che ha parlato all'infermiera alla fine dei tempi, poi è venuto il prete, poi insomma d'un tratto non è più tempo di parlare a vanvera, ma dice quando parlate, questa lettera è indirizzata a credenti, ragazzi, quando parlate, parlate davvero in un modo come chi sta parlando per Dio e per conto di Dio, perché siamo alla fine dei tempi, alla fine dei tempi non possiamo più accarezzare la gente. Guarda, le cose stanno veramente così. Bene, non vuol dire se vuoi bene, se non vuoi che se ne frega. Però quello che sta dicendo è non trovare una persona davanti a te e digli solo Dio ti ama, digli delle cose concrete, perché non hai tanto tempo, forse quella sarà l'ultima volta che quella persona nella sua vita ha l'annuncio di Gesù, quindi quando parli, fai come qualcuno che sta annunciando gli oracoli di Dio, se compi un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Quindi che cosa sta dicendo? Un'altra cosa che dice è, allora, anche quando fai un servizio, dice, fai un servizio credendo che Dio stesso ti sta dando quella forza perché Lui sia glorificato nel servizio che fai. Sì. Quindi alla fine dei tempi, qualsiasi servizio tu farai, fai in modo che non stai lavorando per i pastori, per la chiesa, per il datore di lavoro, per l'Italia. Qualsiasi servizio fai, abbi la consapevolezza che adesso è il momento di fare il servizio come per il Signore stesso. Perché? Perché sono alla fine dei tempi, io sono la luce di Dio su questa terra e quindi qualsiasi cosa faccio, faccio in modo che la gente glorifichi Dio, quindi lavoro così bene, perché dice, faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce. E sta dicendo questo perché dice, voglio che Dio sia glorificato nei vostri servizi. In poche parole, se noi mettiamo insieme un po' quello che ha detto l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 7, 29 e quello che sta dicendo Pietro, facendo un riassunto è, allora,
Non ti devi più interessare, anche se gioirai, questo non è il primo obiettivo della tua vita, anche se piangerai, questo non è il primo obiettivo della tua vita, anche se hai un marito o una moglie, questo non è il primo obiettivo della tua vita, anche se hai delle possibilità, delle case e delle cose, questo non è il primo motivo della tua vita, quindi devi vivere come il regno di Dio è più importante di qualsiasi altra cosa, e questa è l'urgenza di Dio, per stare al tema, qual è l'urgenza di Dio? L'urgenza di Dio adesso è di avere il cuore dei suoi pienamente suo, dove lui non vuole più che noi dividiamo le priorità. Lui vuole essere l'intera priorità, perché Cristo in noi è speranza di gloria. Amen. Quindi nella fine dei tempi Dio ha urgenza di usare noi. Vedete che Pietro dice anche per un servizio devi chiedere la forza di Dio, perché anche in un servizio alla fine dei tempi le persone devono attraverso il tuo servizio dire ma che meraviglia, e tu gli dirai sì, è perché io amo Dio che ti servo in questo modo eccellente. Amen. Meraviglioso, incredibile. Cioè sta dicendo tutto quello che tu farai devi portare gloria a me in questo periodo della tua vita, e tutto quello che farai non voglio più un cuore diviso, ma io voglio essere il tuo tutto. Uno può domandare ma pastore, ma non era già così anche prima della fine dei tempi? Sì, dovremmo vivere, se avessimo l'urgenza di Dio nel cuore che senza il coronavirus dovremmo vivere così sempre. Certo. No? E ci sono delle famiglie che hanno vissuto così, hanno 20 figli, ma la priorità era servire Dio. Infatti molti sono partiti missionari con 20 figli dicendo noi vogliamo servire Dio, il resto non importa. Quindi ci sono delle persone che hanno vissuto, ci sono delle persone che hanno ingoiato il loro pianto per servire Dio. Io quando eravamo a Santarém c'era questa donna curava una casa con 40 bambini, 50, comunque era tra 40 e 50 adesso, mi ricordo la cifra perfetta. E lei raccontava che hanno avuto una bambina, questa bambina aveva 4 anni, è la loro unica bambina, e che era caduta da una barca, e la bambina, insomma, è caduta dalla barca ed era morta. E allora lei ha detto, io avevo due scelte, o arrabbiarmi con Dio perché io stavo andando in mezzo alla giungla a parlare di Gesù e dire questa è mia figlia, o credere che la vita eterna esiste anche quando perdi una figlia di 4 anni, e potevo scegliere anche se avrei trasformato quello in qualcosa di grandioso o avrei passato tutta la vita a piangere. Aveva il diritto di piangere, tutto il diritto di piangere, però certo. Lei ha scelto di non rimanere a piangere dicendo no, il regno di Dio è più grande anche del mio pianto, e ha raccontato che ha incominciato a prendere, ad adottare delle bambine della stessa età, e quindi morta una figlia e Dio gli ha dato 40 figli attraverso quella morte, perché lei ha scelto di non prendere il suo tempo per piangere, ma ha scelto di servire Dio senza fare domande. Guarda, questa è una di quelle che ha detto e non c'è tempo per piangere, il regno di Dio è più importante. Certo, non tutti hanno questa rivelazione, non tutti hanno questa forza, non dobbiamo pretendere che siano tutti così. Quello che voglio dire è che alcune persone hanno già vissuto questo passaggio senza aspettare la fine dei tempi, senza aspettare che Dio fosse là e ci premesse per vivere così. Però in questo tempo Dio ci preme a vivere così. Quindi è come se lui dicessi, ho sempre voluto che voi potevate vivere in questo modo, cioè Dio non voleva che eravamo moderati per poter pregare, invece di, non so, lavorare troppo e pregare troppo poco, da sempre ha voluto così, giusto? Però la fine di tutte le cose vicine, siate dunque, vuol dire tutto quello che lui ha sempre chiesto, perché non ha voluto che noi fossimo ospitali senza mormorare anche prima, della fine dei tempi, certo che voleva, perché non voleva che quando parlassimo invece di parlare a vanvera fossimo invece la sua bocca quando eravamo a prendere i happy hour con gli amici, certo che voleva, perché non voleva che noi lavorassimo glorificando Dio così che i nostri datori di lavoro potessero lodare il Signore per quanto siamo meravigliosi. Certo che voleva. Non voleva che noi amassimo uno all'altro perché l'amore copre una moltitudine di peccati anche prima della fine dei tempi. Certo che voleva, solo che quello che succede è che, sta dicendo, visto che la fine di tutte le cose sono vicine, adesso quello che lui ha sempre voluto, fate in modo di farlo, e questa è l'urgenza di Dio. Quindi se tu mi domandi qual è l'urgenza di Dio, è questa, che tutto quello che vi ho detto tutta la vita e che l'avete presa comoda, tanto chissà quando torna Gesù,
che invece possiate vivere, possiamo vivere tutte queste cose bene e in un modo vero, che non c'è niente di nuovo, perché non c'è niente di nuovo, però sono cose che sapevamo ma accantonavamo. Quindi Pietro sta dicendo, adesso invece che la fine è vicina, le cose, cerchiamo di essere quelle persone che Dio ha sempre voluto che noi fossimo. Cerchiamo di avere quella vita di preghiera che anche noi abbiamo sempre voluto avere, ma non l'abbiamo avuta. Cioè, perché adesso noi vediamo delle persone, anche oggi quando ci parlavano, questa ragazza mi testimoniava del prete, che insomma avevamo parlato di Gesù, avevano sentito la canzone di Patrizia insieme all'ospedale, e il prete diceva, tu non puoi capire, a Harriet, tu non puoi capire quante persone vengono da me piangendo, dicendo io voglio fare una preghiera, un'Ave Maria, cosa, insomma, è un prete. E poi ha detto che c'era questo uomo che piangeva e diceva, quello che mi dispiace è che non ho mai cercato Dio, adesso che sto male, sono malato, ho paura, lo sto cercando. La verità è che a Dio non ne frega niente, anche se tu lo cerchi per paura. Perché basta che lo cerchi. Ha cercato Dio solo perché stava male. A Dio non ne frega niente, Dio è un padre, non puoi pensare con la tua testa di fratello, perché questa è la testa di fratello che dice, non ha mai visto il papà, adesso d'un tratto è venuto, adesso frequenta casa sua. Questo è il fratello che dice. Il padre, anche se il figlio non l'ha mai cercato per tutta la vita, gli fai una chiamata nei 5 ultimi minuti, lui è padre e lui dirà, vieni e io ti piglio lo stesso. Quindi a Dio non interessa che uno lo cerchi perché è disperato, l'importante è che lo cerchi. E quindi in questo momento tutto quello che Dio ci ha sempre detto di fare, cioè mettimi al di sopra anche della tua famiglia, al di sopra dei tuoi pianti, perché c'è gente che il proprio pianto, il proprio dolore è più importante del regno di Dio. Tanto è vero che non servono Dio perché loro sono troppo addolorati per servire Dio. E non serviranno mai. Io conosco gente invece che è stata molto addolorata, io conosco gente invece che è stata ferita, abusata, maltrattata, che però ha deciso di andare avanti e di servire Dio e dicendo nel frattempo lui mi guarirà. Invece c'è gente che il dolore è così più importante di Dio che passa tutta la vita a leccare il dolore, la gioia è così più importante di Dio che passa tutta la vita a cercare di essere felice e non sa che non sarà felice cercando la felicità, ma sarai felice solo quando avrai Dio. Non sai che la tua tristezza non passerà se tu continui a leccarti le ferite, ma la tua tristezza passerà quando tu butterai tutta la tua tristezza in Gesù. Quindi lui sta dicendo, smetti di mettere altre priorità, che può essere cercare un marito, anche una moglie, no? Alcuni vivono, non servo Dio, non faccio niente perché finché non ho trovato lui o lei, che se ne frega, tu servi Dio, poi se devi sposarti, lui o lei arriveranno, e se non arriveranno, lui ti darà la gioia, la pace dei sensi, e tu sarai felice di così. Cioè, quando tu ti fidi di Dio, non entri nelle paranoie di sono solo, non sono solo, sono sposato, sono infelice, non sono felice, sono felice, non sono felice. Non entri neanche nella paranoia, ma io forse devo comprare qualcosa per me, non ho nessuna proprietà, tutti ce l'hanno. Che se ne frega? Perché? Perché il regno di Dio è al di sopra di tutto, io lo seguo e tutto il resto mi sarà dato. E quindi tutto questo che sappiamo già, l'urgenza di Dio è che in questo momento quello che sapevi già, tu lo metta in pratica. L'urgenza di Dio, che è quello che sapevi già, che dovevi essere sobrio, avere tempo per pregare, non esagerare nelle cose, avere una vita equilibrata, ospitare gli altri, amare le persone, lavorare in un modo eccellente, che l'ha sempre detto, non è che oggi non è l'unico passaggio, che in questo momento tu lo faccia veramente, perché Dio ha solo noi adesso sulla terra per essere luce e c'è tanto buio e noi dobbiamo avere tanta luce per poter far luce a più persone messe insieme nel nome di Gesù. Amen. 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 Quindi prego che questa urgenza sia dentro di te, che continua ad essere dentro di me e che noi possiamo essere quei credenti credenti. Ieri ho fatto questa intervista, credo era ieri, con Osica Della Valle, che diceva, no, che lei era uscita dall'omosessualità perché è stata ubbidiente da subito. E io ho pensato, ho detto, vedi quanto se noi mettiamo in pratica quello che Dio ci dice in un modo serio e radicale, come tutto quello che lui dice funzionerà nella nostra vita e nella nostra storia. Quindi prego che sia così e che nel nome di Gesù tu abbia, adesso ho detto che mettevo ansia, è un modo di dire, la consapevolezza che tutto quello che hai voluto fare, che sapevi che dovevi fare, questo è il momento di alzarsi
e farlo perché appunto i tempi sono diversi e non è più tempo per dire vabbè, tanto chi lo sa. Amen. Fantastico, passo. Vuoi pregare per noi su questa parola? Ci rimangono gli ultimi Amen. 6 minuti, chiudiamo in bellezza. Assolutamente sì. Amen. Signore, grazie, grazie per tutti gli awares che ci stanno sentendo. Grazie per ogni persona di qualsiasi età che è qua con noi online. Noi vogliamo chiederti la grazia e la forza, come c'era scritto quando Pietro diceva, quando servi il Signore, chiedili la forza per servirlo bene, così che lui sarà glorificato attraverso il tuo servizio. Noi vogliamo chiederti la forza, Signore, per poter mettere in pratica le nostre priorità. Vogliamo chiederti la forza per saper scegliere, anche se è difficile. Io voglio pregare per tutte le persone che hanno una volontà debole, per tutte le persone che Dio. dicono io so che è tutto giusto, ma ho una volontà debole. Padre, io voglio pregare adesso, voglio che tu che sei lì davanti anche al telefono, tu dia così, metta la tua mano davanti come una persona che riceva e che tu dica, Signore, anche se sono a casa, anche se ho tempo, tutto quello che è, io ho una volontà debole, o piuttosto io non so gestire il mio tempo per pregare e quindi finisco per non avere un'idea sobria e per non avere tempi moderati tra una cosa che faccio e l'altra. Io vengo alla tua presenza chiedendoti aiuto, non dicendo che siamo capaci e bravi di fare tutto. Noi ti chiediamo, Spirito Santo, aiutaci a gestire questo tempo. Metti la tua urgenza nei nostri cuori. E io ho una parola che Dio mi sta dando mentre stiamo pregando, di alcune persone che dicono: ho questo progetto, questa cosa, la voglio fare dopo, aspetterò che passi il coronavirus. Dio mi faceva vedere alcune persone che hanno delle cose, dei progetti in cantiere da tanto tempo e che stanno aspettando quel momento X per farlo. Io voglio dirti nel nome di Gesù, fallo come se là fuori ti mancassi poco tempo, mentre sei lì, struttura, prega, sogna, tira fuori dal cassetto, perché devi sognare. Non è che dici il mondo sta finendo, no, no, non finisce così presto. Vai tranquilla, questi sono alcuni segni che ci sarà un principio di dolori. Quindi tutto quello che tu devi fare, fallo oggi. Io prego nel nome di Gesù che Dio adesso stenda la sua mano su di te e ti dia la forza per realizzare i progetti già concepiti che sono dentro di te e che a volte tu hai paura di farlo perché pensi ai problemi, perché il diavolo tira fuori i problemi, perché hai paura di fallire. Io voglio pregare nel nome di Gesù che tu adesso abbia il coraggio di fare, anche il coraggio di fallire. Dio preferisce una persona che ha il coraggio di fare e che pure fallisce che non fare niente. Signore, io prego adesso, noi stendiamo le nostre mani, dacci la forza e la grazia per poter fare e realizzare sogni che sono dentro di noi da molto tempo. Io prego adesso che tu ci dia il coraggio di essere le persone che tu desideri che noi siamo. E la prima cosa che Alleluia. vogliamo fare è prendere posizione, perché noi sappiamo che non ci cadrà addosso da solo. Ma noi vogliamo prendere posizione adesso davanti al tuo trono dicendo: Signore, io lo voglio. Dio, io voglio ascoltare i tuoi consigli di questa sera. Io voglio nel nome di Gesù mettere le priorità al punto giusto. C'è gente qua che il Signore ha detto un milione di volte che le priorità vanno messe nel punto giusto. Tu sai quali sono le priorità, Sì, ma signore. comunque li posticipi. Il Signore oggi ti sta dicendo: smetti di posticipare le tue priorità. Se tu mi metterai al di sopra di tutto, tutto funzionerà. Il matrimonio funziona, l'equilibrio emotivo funziona, le cose che devi avere funzionano, perché Dio è il centro dell'equilibrio delle nostre vite. Per questo che nel nome di Gesù, in questo momento, tu abbia la forza assoluta per prendere possesso in questo momento delle priorità giuste nella tua vita, che tu abbia la forza di riuscire a fare e che tu abbia la forza di fare tutto quello che sai che devi fare da anni e che non sei mai riuscito a fare, sia per la tua vita personale, spirituale, materiale. Dio, dacci la forza che non abbiamo nel nome di Gesù. Manca un minuto per il saluto. Ciao ragazzi. Amen. Ciao Past, grazie. Grazie tante, è stato bello averti con noi. Grazie. Grazie di cuore, Anche per Past. me. Ciao ragazzi. Ciao Un ciao. Un ciao. abbraccio, ciao.
È stato fantastico avere questa parola direttamente dal past e voglio incoraggiarvi davvero a non procrastinare, come sì. ha detto anche il past. È una cosa che ho in cuore anche di trasmettervi. Non c'è bisogno che qualcuno vi dica dai, puoi fare questa cosa, o una rivelazione dall'alto, o chissà che cosa. Siete voi, già Dio ha messo dentro di voi un input. Vedete, il past Roslyn, noi la conosciamo direttamente perché la frequentiamo tutte le settimane, più volte alla settimana, riunioni e tutto. Lei è una donna di preghiera, ma lei si muove per fede. Lei sa, solo perché ha dentro di sé ha un'ispirazione, lei si muove perché sa che Dio è con lei. Sì, non okay? sottovalutate le intuizioni leggere dello Spirito Santo, perché Amen. Sono quelle che vi conducono, è il vento che vi conduce laddove Dio vi vuole.